Ma che succede? Si muove tutto velocemente. Stai attraversando qualche tipo di tunnel spazio-temporale e non riesci a fermarti. Ti muovi sempre più veloce fino a quando non vedi una luce dall'altra parte. All'improvviso tutto si fa nero. Ti svegli qualche secondo dopo in un mondo tutto pixelato. Sei in una specie di foresta circondato da alberi giganti e rocce. Ti alzi e ti guardi intorno. C'è vento, ma non lo senti sulla pelle. Ti guardi le mani e scopri che hai indossato dei guantoni. C'è un pulsante sulla tua mano che ti mostra il tuo avatar. Lo premi e vedi come sei protetto da tutto il tuo equipaggiamento. Sei vestito come un nomade del deserto con una sciarpa che ti copre il viso. C'è un'opzione che ti permette di scegliere gli abiti. Li analizzi tutti e vedi che ci sono abiti per ogni occasione e scenario. Capisci che quello che indossi non è adatto all'ambiente in cui ti trovi, quindi ne scegli uno più appropriato. Un mantello con un cappuccio. Dopo aver cambiato l'abito, inizia a perlustrare l'area per capire se c'è qualcuno in giro. Senti dei rumori provenire da quello che sembra un piccolo paese. Ti dirigi in quella direzione e inizi a camminare nella folla. Vedi il profilo di ognuno tramite il tuo avatar. Ricevi una notifica. Ti sei iscritto a un programma sperimentale per rimanere in questo mondo virtuale per 365 giorni. Dopo aver completato l'esperimento, riceverai un premio di 5 milioni di dollari se troverai il tesoro nascosto. Secondo gli organizzatori, ci metterai un anno. L'orologio comincia a ticchettare. Il premio verrà consegnato solo alle 10 prime persone che troveranno il tesoro. Ti avvicini a diversi negozi per provare a interagire, ma non funziona niente. Dopo aver camminato per un po', ricevi una notifica che ti avverte della presenza di un altro utente che fa parte dell'esperimento. Non è lontano, ma non sai né chi è né com'è fatto. Ti avvicini e vedi che si tratta di una maga vestita con abiti appariscenti. Prima che tu riesca a dire qualsiasi cosa, ti avverte che tutte le conversazioni sono registrate, quindi devi stare attento. Ti mostra delle funzioni che non avevi notato. Puoi persino teletrasportarti in altri metaversi. Apre un portale e ti porta in una realtà generata casualmente, attraverso un tunnel spazio-tempo simile a quello che hai attraversato prima. Chiudi gli occhi e ti svegli in una città deserta. Piove copiosamente. Ricevi una notifica che ti dice che sei in un'area sconosciuta del metaverso. Ti cambi gli abiti per adattarli all'ambiente e inizi a muoverti. Arrivi in piazza e capisci che quel posto si trova nel lato oscuro del metaverso. La ragazza ti ha teletrasportato lì per ritardare la tua ricerca del tesoro. Non riesci a trovarla e, per qualche ragione, non puoi teletrasportarti in un altro metaverso. Un'altra notifica ti avverte che ci sono altre due persone dell'esperimento nei paraggi. Inizi a camminare tenendo la testa bassa. Incontri un utente dell'esperimento che ha le sembianze di una lucertola gigante. Ti dice che questo posto non è sicuro e ti chiede di seguirlo. Il tuo istinto ti dice di non fidarti. Ti porta in un vicolo e capisci subito che qualcosa non va. Dopo aver premuto ripetutamente il pulsante, vieni teletrasportato in una città futuristica con migliaia di utenti. Il tuo abito attira l'attenzione, quindi lo cambi subito con qualcosa di più moderno, per confonderti tra la folla. Esplori la città e riconosci molte marche famose del mondo reale. Il metaverso guadagna attraverso la pubblicità innovativa indirizzata agli utenti che hanno interessi simili. Molte di queste pubblicità mostrano prodotti che puoi comprare e usare nel mondo virtuale. Controlli il tuo conto e vedi che hai abbastanza criptomonete per comprare cose. Ma l'esperimento prevede che prelevi solo una certa somma al giorno. Se violi questi termini o regole, la somma si riduce. E proprio come nel mondo reale, ti servono soldi per sopravvivere nel metaverso. Ma non hai bisogno né di cibo né di acqua. Per andare avanti devi comprare prodotti pubblicizzati. Scopri che altre persone dell'esperimento sono a un party esclusivo con molte celebrità. Ma l'unico modo per entrare è comprare un paio di scarpe speciali che siano NFT, cioè beni non fungibili. L'unico e vero proprietario devi essere tu, anche se in giro ce ne sono miliardi. Sono registrati con il tuo nome nel dominio. Il problema è che costano tantissimo. Non puoi aspettare di poter prelevare di più, devi trovare un modo creativo per entrare. Dopo un po' vedi un tipo che sta per entrare al party e interagisci con lui. Gli proponi di scambiare uno dei tuoi abiti con le sue scarpe. Dopo aver negoziato, accetta. Tu hai le scarpe ed entri. Vieni accettato automaticamente e cerchi di socializzare. Il tema della festa è l'hip hop. Quindi cambi abito per l'occasione e cerchi persone come te. Nessuna fortuna. Trovi una targa che è il tuo primo indizio per avvicinarti al premio. La gente alla festa ha capito che fai parte dell'esperimento e cerca di buttarti fuori, ma, dopo aver schivato la sicurezza, riesci ad acchiappare la targa e a scappare. Sulla targa c'è scritto che per i prossimi mesi dovrai visitare i quattro angoli della Terra. Non puoi saltare da un metaverso all'altro a caso, devono essere adiacenti.
Così inizi a muoverti fra le diverse parti del metaverso alla ricerca di indizi, racimolando preziosi NFT e scambiandoli con utenti a caso per avere accesso ad altri posti. Disposti tra deserti roventi e terre di caramelle, passando per tantissimi posti diversi. Qualche mese dopo, finalmente riesci a completare la ricerca iniziata dalla targa. Sei nel punto finale, cioè una città nel cielo tra le nuvole. Tutto è alimentato dal vento e da uccelli giganti. Ricevi una notifica con un indizio che dice: sei vicino al premio. Devi attraversare la soglia della realtà per trovare il tesoro. Ti gratti la testa confuso, cercando di capire cosa può significare. Improvvisamente, vedi la ragazza che ti aveva portato in quella pericolosa città del metaverso. È uno dei pochi utenti arrivati fin qui. Scompare nella folla. Non puoi farti battere da lei, quindi inizia a inseguirla. La vedi correre fra la folla. Rimani invischiato con delle persone che iniziano a parlarti. Lei sale su un'aquila gigantesca e vola via. Passi altri 2 mesi cercando di capire dove andare. Ritorni in posti già visti per vedere se ti sei perso qualcosa. Manca solo 1 mese alla fine dell'esperimento. Poi capisci che hai sbagliato tutto dall'inizio. Ti teletrasporti in una località a caso ed entri in un tunnel spazio-temporale. Adesso sei sulla soglia della realtà. Mentre fluttui nello spazio, blocchi il teletrasporto a metà. Apri i tuoi dati e vedi che non puoi toccare nulla tranne un pulsante nascosto. Hai cancellato molti viaggi a metà strada, ma questa opzione prima non era disponibile. Clicchi e ti ritrovi in una terra tra la realtà e lo spazio virtuale. Sei nel limbo verso. Qui sembra tutto reale. Puoi sentire i profumi, toccare gli oggetti e percepire le temperature. Ma tutto intorno a te gira. Cerchi di saltare sulle mattonelle di marmo fluttuanti per raggiungere il diamante. Sotto di te c'è del fuoco. Cerchi di tenere a mente che non è reale e che non può succederti nulla. Ti avvicini al diamante, ma iniziano a esserci dei glitch. Lo afferri e lo aggiungi al tuo inventario. Leggi un messaggio. Il tesoro è in te. Si apre un menu segreto con i 5 milioni di dollari nel tuo conto e un tasto per uscire. Lo premi. Un altro tunnel spazio-temporale ti riporta alla realtà. Ti togli gli occhiali VR e controlli che nel tuo conto in banca risulti il premio. Ti guardi attorno e vedi che il resto dei volontari è ancora nel gioco. Dopo aver guardato l'ora, scopri di essere stato nel metaverso solo 12 ore, anche se a te è sembrato un anno.